e adesso entro nelle modalità review, così vediamo subito quello che abbiamo creato senza... Allora, questa qui è la funzione snapshot, quella che abbiamo visto prima, ossia... è pazzesco. O se no, vi faccio vedere un altro movimento che ha fatto il ragazzo, piacevole sicuramente, aspettate che se mi ricordo bene... Allora. Vedere un altro saltellio, secondo me, sì. Prende l'idea. Quello con me. E quindi così si capisce meglio la funzione snapshot. Beh, insomma, credo che sia veramente una cosa che non si è mai dimenticata. Dopo essere onesti. Però ho visto alcuni fotogrammi sfocati, quelli uno dovrebbe poi scartare, dovrebbe scartare sì, adesso questa non era la condizione ottimale, quindi ho fatto tante prove, ho fatto più scatti di quelli dovuti, comunque quando mi soffermavo a mettere a fuoco bene, veniva bene. Sì. Nonostante di luce qua non è che ce ne sia un molto. Tanto, Vediamo anche il nostro Croc. Amico, vediamo Croc, vediamo le foto se sono meglio le sue. Vi faccio vedere invece quella che è la funzione Smart Photo Selector, quindi la macchina scatta una raffica di fotografie in sequenza e poi sceglie quindi riprende la migliore. Questo appunto, vedi che in alto ti dice una di 5, perché appunto inizialmente aveva scelto quella che era la numero 3, ma tu puoi preferirne un'altra e quindi selezionare un'altra foto e salvarla al posto di quella che è stata quella scelta della fotocamera. Ti faccio vedere velocissimamente un altro esempio. Lo Smart Photo Selector ovviamente si presta un pochino di più a quello che è il ritratto, quindi perché riconosce appunto tutto quello che sono le espressioni del volto, il sorriso, eccetera. Quindi anche in questo caso avevo scelto la foto numero 3, io posso andare su un'altra che preferisco e quindi salvare quest'altra foto al posto della di quella che ha scelto la macchina. Molto bene, farei ancora un applauso ai nostri tecnici, alla Nikon e a noi, grazie.